Allora, volevo parlarvi dell'ordine che ho fatto alla Slick un po' di tempo fa, il periodo in cui c'era lo sconto del 50%, ne ho approfittato per comprare un po' di cosine. Ne ho sempre sentito parlare bene, ma non avevo mai avuto modo di provarle. Allora, tiro fuori un po' le cosine, così una alla volta faccio spazio e ve le faccio vedere. Allora, Alcune cose sono con le scatole, altre senza, alcune le ho provate, altre ancora no, insomma. Allora, ho ordinato un blush, a parte che mi piace un sacco il packaging di queste palettine della Sleek, mi piace veramente molto. Poi hanno sempre questi specchi molto grandi all'interno, mi piace veramente tanto. Comunque, allora, questo è il packaging, questo qua si chiama Pixie Pink ed è il numero 936. Eccolo qua. E questo è il blush. Questo è il colore. Però devo dirvi che se steso bene con un buon pennello in maniera delicata, non è male come effetto, eh. Poi andiamo avanti con la cipria che credo si chiami One. È una cipria super fine, molto sottile, molto molto carina, dà questo effetto luminoso senza però rendere lucida la pelle, perché faccio vedere telefono. Eccomi. Allora, dicevo, la cipria è molto carina, vi faccio vedere l'effetto. Dà un effetto luminoso che sicuramente voi non vedrete mai. Cioè, oddio, un effetto luminoso no, non è il termine esatto. Opacizza bene il viso, però ha una leggerissima perlescenza sul L'ho rosso, un usato. incarnato bellissimo. Ora sicuramente voi non riuscirete a vedere niente, anche perché oggi la giornata è abbastanza grigia qua, però vi assicuro che è Poi veramente ho bella. preso Due kit per il contouring e li ho presi principalmente per lavoro, perché almeno ho due prodotti in uno e non devo portarmi 100.000 cose nel kit, e sono il dark e il medium 886, anche questo bellissimo con questo specchio molto grande. E questi qua sono i colori. La polvere, la terra per fare le zone d'ombra e l'illuminante per fare le zone luce. Ora, essendo per le pelli scure, l'illuminante sul dorato. Vi dirò, è vero che per le pelli scure, ma per il mio incarnato va Allora, vi abbastanza faccio bene. gli Swatches. Guardate che, intanto non vedete niente, quindi. Ecco, l'unica cosa, l'illuminante non lo userei perché, insomma, è un po' troppo oro. Vedete? Però il marrone è sfumato bene. Vedete come rimane poi, insomma, può andare bene, ecco. E poi pulisco la mano. Ho preso anche il medium, che è il numero 885. Vediamo se riesco ad aprirlo. E ha queste colorazioni qua, che già mi piace di più. Anche l'illuminante è molto bello. Vedete? Questo è un bel kit, anche comodo, vi portate questo dietro. Guardate, con questo qua potete fare tutto. Se siete in viaggio, andate fuori anche solo per 2 giorni, vi portate questo e potete farvi il contouring. Un semplice trucco, perché potete mettere l'illuminante sulla palpebra mobile e la terra nella piega dell'occhio, avete anche gli occhi fatti. Potete mescolare un po' di illuminante con un pochino di gloss, avete anche il rossetto, insomma.
Mi piacciono molto questi kit qua. Ok, poi ne approfitto anche per buttare le scatole. Fatemi sapere se vi interessano i prezzi, vi metto delle nuvolette, altrimenti trovate tutto sul sito della Sleek, che è www.sleekmakeup.com. Comunque ve lo scrivo poi sotto nel box informazioni. E vi dirò, se date un'occhiata in giro, trovate anche dei siti italiani che rivendono le palettine e queste cosine, insomma tutti i prodottini della Sleek. A meno che non abbiate la fortuna di vivere a Roma o a Milano, dove Sephora ha insomma un po' tutta la gamma di prodotti, anche se so che ultimamente diverse Sephora un po' in Italia, un po' in tutta Italia hanno preso rivendono la marca Sleek, quindi insomma dateci un'occhiata. Poi ho preso questo qui, dove ci sono questi pennellini, ve li faccio vedere. Allora, da viaggio, dove c'è il fondotinta, c'è scritto anche l'utilizzo dei pennellini, vedete, sono molto piccoli, comodissimi da portarsi dietro in viaggio. E abbiamo il pennellino, ovviamente tutto in setole sintetiche, e c'è il pennellino per il fondotinta, il pennellino d'eyeliner e sopracciglia, un pennellino da polvere, quindi diciamo blush e cipria, che è questo qua, un pennellino da sfumatura molto carino, questo qua mi piace veramente tanto, bello, insomma bello cicciotto, quindi vedete sfuma bene, ma allo stesso tempo ha questa punta che vi permette di essere un pochino più precisi. E poi c'è il pennellino da labbra, tutto in questa comoda pochettina, di modo che i pennelli rimangano protetti dalla polvere, eccetera. Eccola qua, carina. Allora, questa è la Acid. Allora, queste qui sono le colorazioni, sono tutte quante matte, tranne il turchese, il blu, viola. questo viola e questo grigio qua. Il resto sono tutte matte. Vi faccio vedere gli swatches. Allora, vediamo se riesco. Sono ovviamente, neanche a dirlo, super super pigmentati. Guardate che belli. Cioè, guardate questo giallo, ragazze, cioè veramente un bel trucco in combinazione così fucsia e giallo, bellissimo. Diamo l'arancio. Magnifici ragazzi, magnifici, non sono polverosi, sono molto morbidi, hanno quasi una texture setosa, sembra. Sì, setosa è il termine adatto, è proprio morbido quando lo toccate, è proprio bello, mi piace. Turchese, azzurro, guardate qui che meraviglia. Poi passiamo a questo viola, verde, cioè guardate qua, i colori sono meravigliosi, super super pigmentati, bellissimi. Ho messo la telecamera in una posizione che non è scomoda di più per farvi vedere le colorazioni, ma se dovesse esserci qualche problema, volete vedere meglio
le colorazioni o non riuscite a capire, fatemi sapere che al massimo faccio qualche foto e ve la posto su Facebook. Se non siete iscritti alla pagina Facebook, come sempre vi lascio nel box informazioni qua sotto il link. E questi sono gli ultimi due, il grigio e il nero. Bellissimi, nero super super pigmentato. La Storm. Allora, questa è la palettina con le colorazioni un pochino più neutre, più naturali. Anche da viaggio, questa qua è molto comoda, portate dietro tutte queste colorazioni, riuscite a fare i trucchi più naturali da giorno, magari con questa fila di colorazioni sopra e da sera con quelli sotto, bellissimo. Allora, Swatches. anche qua. Sono tutte quante colorazioni shimmer, tranne questo beigeolino qua, che è matte, e questo marrone. Matte anche questo. Diversa rispetto, magari se ve la metto dritta, rispetto alle altre, perché nasce come limited edition. Poi, siccome ha avuto un successo fantastico, quelli della Sleek hanno pensato bene di inserirla al listino, quindi la troverete sempre. Ed è questa qua. A differenza di tutte le altre, questa qua è l'unica che ha la protezione, diciamo, con i nomi scritti sotto di ogni ombretto. Aspettate, ve li faccio vedere. Eccoli qua. Allora, ovviamente non si leggerà niente. Vediamo. Allora, Innocence,
faccio vedere. Vedete anche la telecamera. Ok, mi faccio gli swatches anche di questi. Because of you, the tears dead in my eyes will freeze until I'm blind. The ice, the gift from you. Because of you, the scratches on my face will never be erased by someone else's warmth. Because of you. Ok ragazzi, allora vi ripeto, vi lascio qua sotto nel box informazioni il link al sito dove potete acquistare i prodotti della Sleek. Vi lascio anche il link alla mia pagina Facebook, di modo che se volete gli swatches perché magari non li avete visti bene o volete delle foto, mi fate sapere, nel caso ve li posto lì. E niente, una cosa, fatemi sapere nel caso in cui vi dovesse interessare, magari vedete che io ho la ricostruzione ed è una cosa che faccio io, nel caso in cui vi dovesse interessare qualche video in particolare su ricostruzioni, nail art e quant'altro, fatemi sapere, vedrò di accontentarvi. Alla prossima, ciao!